Verso la fine del VI secolo, orde barbariche partite dalla Pannonia, pressappoco l'odierna Ungheria, si mossero alla conquista dell'Italia, portandosi dietro tutto ciò che avevano, compreso donne, vecchi e bambini. Erano i Longobardi, guidati da Alboino. Si stanziarono nelle ricche e rigogliose regioni del settentrione, eleggendo Pavia come capitale del regno. I migliori guerrieri furono premiati con la concessione di terre e città. Assunsero il titolo militare romano di duca e le terre da loro controllate vennero denominate ducati. Dopo pochi anni, alcuni di essi, guidati da un condottiero di nome Zottone, si spinsero verso il sud, insediandosi in vasti territori dell'Italia centrale e meridionale. Uno dei ducati più estesi fu quello di Benevento, che andava dal Molise alla Calabria, dalla Campania alla Puglia. Il ducato era suddiviso in distretti amministrativi chiamati Gastaldati. Uno dei più importanti fu quello di Avellino, governato da un castaldo che racchiudeva in sé tutti i poteri, dalla giustizia a quelli militari. In Irpinia i Longobardi portarono la loro cultura militare, che venne esercitata anche nella formazione di nuovi centri abitati. Così numerosi piccoli borghi spuntarono su cocuzzoli di difficile accesso ma di facile difesa, che furono adagiati su territori scoscesi, lungo i ripidi pendii delle numerose colline e montagne irpine. Quelle scelte urbane nei secoli a venire si dimostreranno così persistenti e decisive che segneranno fino ai nostri giorni il paesaggio dell'Irpinia. Anche il borgo di Avellino, che verso la fine dell'VIII secolo era formato da poche centinaia di abitanti, tanto da essere definito piccolo come un castello, venne edificato su uno sprone scosceso e ripido, protetto dalla confluenza di due fiumi, il Fenestrelle, che vediamo, ed il rio Cupo, ormai interrato. Nello stesso periodo, Carlo Magno, che aveva già occupato una parte dell'Europa centrale, nell'anno 774 valicava le Alpi e metteva fine al dominio longobardo in Italia. Ma non scese più giù di Roma. Ne approfittò il duca Rechi per destinare a sé il titolo regale di principe e trasformare il ducato di Benevento in principato. Ma i vasti territori dell'antico dominio, alla morte di Arechi, furono contesi dai successori in una lunga e drammatica lotta, che si concluse con la creazione di due principati, quello di Benevento e quello di Salerno. Il nuovo confine divise l'Irpinia lungo una linea in cui i territori di Mercogliano, Avellino e Atripalda rimanevano nel principato di Benevento, mentre quelli di Serino, Montella e Conza passavano sotto il dominio di Salerno. Nel periodo di dominazione longobarda, frequenti lotte per la supremazia territoriale e continue razzie di predoni saraceni avevano determinato un clima di diffusa insicurezza che aveva fatto sviluppare anche in Irpinia il fenomeno del cosiddetto incastellamento. In molti borghi, soprattutto in quelli che si erano trovati lungo il nuovo confine dei due principati, furono costruite delle fortificazioni, come questo avamposto a difesa delle frontiere del Principato di Benevento nel territorio di Rocca San Felice. Mentre nel Gastaldato di Montella, a pochi chilometri più a sud, venne costruito un altro fortilizio a presidio del Principato di Salerno. Dall'altra parte di Avellino, il castello di Avella dominava l'intera pianura del Nolano ed era stato costruito proprio per difendersi dalle incursioni saracene provenienti dal Tirreno. Come abbiamo visto, le fortificazioni erano formate da alti e robusti muri di cinta, entro cui, in caso di pericolo, la comunità poteva ritirarsi.
Fu con l'avvento dei Normanni che la difesa venne rafforzata con una torre, chiamata Donjon, che serviva soprattutto per avvistamento ed estremo rifugio. La nascita dei due principati per la cittadina di Avellino aveva determinato una situazione di costante insicurezza a causa delle numerose strade che attraversavano il territorio verso Benevento, Salerno, la strada per le Puglie e Napoli. Sicché anche ad Avellino, intorno al IX secolo, sorse l'esigenza di erigere una fortezza con muri giganteschi ed inespugnabili, che fu collegata con una fitta rete sotterranea di cunicoli, a protezione del nucleo abitato.